Oh, giovani amici di Facebook, oggi, visto che è settimana Fallout 4, probabilmente nessuno guarderà questo video perché siete tutti quanti a casa a giocare, vi siete presi le ferie, state marinando la scuola, avete rotto il cazzo con Fallout. Comunque, fatto sta che, visto che si parla tanto di Fallout 4, ci siamo procurati la guida strategica ufficiale che è edita da Multiplayer Edizioni e ve la mostriamo qui in questa edizione da collezione che è ancora disponibile, lo sarà ancora a breve visto che sta vendendo veramente uno sfacelo sia su multiplayer.com che su amazon.it. E questa è una edizione speciale che è stata rilasciata ora in occasione dell'uscita del gioco, che ha rispetto diciamo alla versione normale tra virgolette, ha la copertina rigida, molto figo il libro, adesso lo tiro fuori da qui, e ha incluso anche la mappa esclusiva del Commonwealth e sette, se non ricordo male, sì, sette litografie speciali della Vault-Tec. Quindi figa, costa qualcosa in più chiaramente rispetto alla versione base. La versione base costa 22 euro più o meno, 21 rotti, e invece questa costa poco meno di 30 euro. Sono 8 euro in più che secondo me valgono, insomma, si possono anche spendere per avere un libro comunque migliore perché è rilegato con copertina rigida e sette cartoline che probabilmente non ve ne frega niente, ma magari sono da collezione. Ma soprattutto la mappa è molto fica e adesso ve la mostro. Allora vado a spacchettarlo con il mio fidato coltellinen Svizzeren, cercando di spaccare il meno possibile. Allora, c'è chiaramente la guida principale che è veramente super corposa, non so, non mi sono annotato quante pagine sono, ma 540, 543, 544 pagine sono, è veramente un mostro, fighissimo, adesso ve la apro. Poi c'è la cartina, fighissima anche questa è veramente super figa e soprattutto super utile se state giocando, da tenere appesa, tra l'altro bifaccia. Allora, vediamo, da una parte abbiamo il Commonwealth, come vedete, con indicati, ci sono tutti i pallini, tutte le città, cerco di avvicinarlo un po', e a destra diciamo la leggenda zona per zona di tutti quanti diciamo, i point of interest della questione, invece sul retro ci sono tutti i quartieri principali di Boston, quindi incentrata su Boston, con al loro interno anche qui tutti i quartieri, per ogni quartiere tutti i luoghi principali. È veramente super figa la cartina e chiaramente è potenzialmente super utile se state giocando a Fallout 4. E non dico che sia indispensabile, ma sicuramente è molto comodo averla. Poi c'è questa bella busta Vault-Tec. Figa, limited issue, bellissima sta cosa, che si apre spero senza romperla, e invece no, mi tocca romperla, un gran peccato, e io la romperò di fronte ai vostri occhi inorriditi, che contiene, immagino, le famose sette litografie che dall'immagine sembravano piccolissime, invece forse sono molto più grandi di quello che mi aspettavo. Ok, l'ho aperta quasi bene. E vediamo cosa c'è dentro. Esatto, ci sono le litografie che dall'immagine sembravano piccole, invece sono grandi quasi quanto un A4. E sono le caratteristiche del protagonista di Fallout, per cui abbiamo agilità, carisma, molto, molto divertente, costituzione, intelligenza, percezione, forza e fortuna. Molto belle, devo dire che sono molto belle. Sono anche grandi, molto più grandi di quello che mi aspettavo. Mi aspettavo fossero delle cartoline, invece sono, ripeto, grandi poco meno di un foglio A4. Se volete un confronto con la guida, vedete, sono grandi quasi quanto la guida. E sul retro non c'è nulla, in tutto è riportato, diciamo, quindi la caratteristica Special Fallout 4 e compagnia. Sono in cartoncino bello, bello spesso, quindi sono veramente fighe anche le litografie, non pensavo.
In realtà non penso che siano vere litografie, sono semplicissime stampe, però è figo, immagino, dire che sono litografie. Comunque noi, visto che compriamo di tutto, ci siamo ciucciati anche questa cosa qua, e poi ci è rimasto poi il foglio che rimane poi dietro, che descrive un po' tutti i contenuti. Ve lo vado un attimo a rileggere. Quindi solo nell'edizione da collezione la mappa e la confezione con le litografie originali che vi ho appena mostrato. Stai per caso pensando di salire in superficie? Gentile cittadino, per la tua incolumità ti consigliamo caldamente di restare sottoterra, nella sicurezza e nella comodità del Vault 111. Questo ambiente protetto offre tutto il necessario per condurre una vita felice e produttiva sotto la guida del soprintendente. Non c'è alcun bisogno di tornare in superficie finché le autorità competenti non avranno dato il via libera. Prima consulta questo manuale. Non sto a leggere tutto il resto, però, che non ve ne frega nulla. Comunque, questo, diciamo, è quello che c'è sul retro del manuale, che adesso vado ad aprire, così lo vedete finalmente anche al suo interno. Sarà molto bello, come tutte le guide strategiche di multiplayer. Allora c'è un indice sconfinato che forse riesco a farvi vedere in una qualche maniera. C'è veramente di ogni, quindi statistiche, inventario, i dati, la mappa, chiaramente c'è una mappa anche qui dentro, la radio, e poi si parte. Quindi, insomma, il Pip-Boy, una meraviglia tecnologica di Robcop Industries. Questo è veramente il libro definitivo, la guida definitiva per tutti gli amanti di Fallout in generale, e in particolare di Fallout 4. C'è veramente ogni aspetto del gioco descritto e spiegato in italiano, appunto, e in più c'è la guida strategica, cioè appunto quindi il walkthrough di tutte quante le missioni primarie e secondarie. Vedete, ho aperto a caso con Fraternità d'Acciaio missioni varie, per cui ci sono tutte le singole missioni e come sono divise. Voglio dire, questa, la squadra perduta, è divisa in 22 diversi step, eccetera, eccetera. Missione sul baratro della guerra, là in alto, sto leggendo, sono 15 diversi step. Ci ha spiegato tutto quanto con screenshot che vi agevoleranno in gioco, chiaramente. Più c'è tutta quanta diciamo, la sezione delle mappe, che è molto comodo avere sotto, magari aperto appunto sul distretto, sul quartiere, sulla zona in cui state operando in questo momento, e sono indicate tutte quante le missioni, per cui guardo la leggenda, non solo le missioni chiaramente, quindi tappi, casseforti, armi, munizioni, porta, salute e sostanze, terminale, baule da viaggio, e in più tutti gli oggetti da raccogliere: nucleo di fusione, armatura atomica, lettura richiesta, statuetta, Nuka Cherry, mini Nuke, Nuka Cola Quantum, olonastro e chiave, per cui insomma vedete come appunto per ogni singola zona è indicato perfettamente ogni cosa. E con, diciamo, se avete comprato questa edizione, che comunque vedo online è quella più venduta, avrete anche la mappa estesa, che è comodo avere sotto come riferimento generale, ma chiaramente è comodo poi man mano aprire questi singoli quartieri, no? Se state girando per Boston o comunque zone esterne a Boston, sono tutte quante indicate. E che altro? C'è anche in fondo, comodissimo, questo mega riferimento totale di tutti i luoghi in game, delle armi e munizioni, parti di armatura, tappi, oggetti da raccogliere, il compagno che hai in quel momento o che puoi avere, la fazione sotto cui sta, salute e sostanze, poi tutti i servizi, per cui commerciante, officina, radio, oggetti unici, eccetera. Quindi tutte queste colonne qui sono ripetute per tutte le diverse zone, luoghi presenti in game, sono una infinità. Chiaramente adesso cerco di farvelo vedere in una qualche maniera, ma non è facile. Ecco,
fatto. Però insomma capirete che i contenuti sono veramente tantissimi. Come vi dicevo, questa è l'edizione, diciamo, a tiratura limitata presente ora su Amazon e su multiplayer.com. Ve la faccio vedere anche un po' più da vicino. È una versione rilegata con copertina rigida, è veramente molto figo l'oggetto. In più include, lo ripeto per l'ultima volta, anche una mappa che adesso non sto a rispiegare, gigante. Di tutte le zone di Fallout 4 piuttosto che di tutti i quartieri di Boston, appunto, e sette belle stampe ispirate, diciamo, a Fallout 4. Sono le diverse caratteristiche di gioco. Acquisto caldamente consigliato se state giocando e siete appassionati di Fallout 4, è praticamente imprescindibile. Lo ripeto, il modello, diciamo, la versione basica, non con copertina rigida, ma con copertina, diciamo, molle e stampa meno fighetta della copertina, e che non include le stampe e la mappa di questa edizione speciale, costa 22 euro. Invece questa edizione speciale costa 30 euro. Per me potete spendere tranquillamente 8 euro in più. Se vi è piaciuto il video e se volete comprare questa guida, seguite per cortesia i link qui sotto o qui a destra in base a dove state guardando questo video. È disponibile sia su multiplayer.com che su amazon.it. Se il video vi è piaciuto, fate like, fate share e ci vediamo al prossimo Incauto Unboxing. Ciao ragazzi!